Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi prepareremo appunto la focaccia, una focaccia molto 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 buona. Oggi io ve la farò anche in varianti, nel senso che si può mangiare sia semplice così, oppure con sopra pomodori, olive o cipolla. Io sceglierò di fare pomodori e olive, visto che ho già sul canale la focaccia con la cipolla. Rispetto a quel video, che vi lascerò nelle informazioni o nelle schede finali, l'impasto di questa focaccia è diverso perché in quel caso avevo usato un impasto sì, come quello della pizza. Invece qua andremo a fare ovviamente la base più o meno simile alla pizza, però è più, ha più parti di acqua. Io è una ricetta che avevo trovato, non mi ricordo se su un blog o su YouTube, quindi perdonatemi se non mi ricordo da chi l'ho presa, però è una ricetta che devo dire funziona benissimo, viene ottima. Iniziamo con le dosi. 520 g di farina. Io ho messo farina sia Manitoba che 00, perché comunque avevo da finire sia la Manitoba ma non ne avevo a sufficienza e quindi ho fatto un mix di tutte e due e va benissimo lo stesso. L'ho fatto anche con solo 00 e viene buonissima ugualmente. Poi come acqua abbiamo ben 400 ml di acqua. Lievito, mezzo panetto, quindi all'incirca 12 g di lievito. Poi ci occorrerà ovviamente del sale e del lievito, sì, del lievito, scusatemi, dello zucchero e poi dell'olio. Poi vi darò qua la dose al momento. Allora, intanto mettiamo il lievito nell'acqua. All'acqua non vi ho detto, ma ci vuole ovviamente tiepida. Lo andiamo a sciogliere. Lo sciogliamo bene, ora io poi andrò avanti con tutte e due le mani. E poi aggiungiamo due cucchiaini, io uso questi qua da tè. Di zucchero, questo ci aiuterà ad attivare bene la lievitazione. Poi, ovviamente, andiamo a buttare il nostro lievito e l'acqua dentro la farina. Poi aggiungiamo l'olio, iniziamo a dare una prima mescolata e poi aggiungeremo due cucchiaini di zucchero. Come quantità di olio facciamo all'incirca 2 cucchiai, perché poi comunque questa focaccia richiederà olio anche poi in superficie. Intanto vado a mettere gli ingredienti, non ve lo faccio vedere perché ho il cellulare in mano e quindi mi casca proprio dentro la ciotola. Allora, questo è il risultato, diciamo, una volta mescolato tutti gli ingredienti. Ovviamente, essendo un impasto ad alta idratazione, è un impasto ovviamente molto appiccicoso. Quindi viene lavorato col cucchiaio o con una forchetta direttamente qua dentro, riuscendo poi a amalgamare bene il tutto. E adesso andremo a coprirlo con un canovaccio. Io uso un canovaccio umido, c'è chi usa la pellicola, come meglio vi trovate. E lo mettiamo, io di solito lo metto dentro al forno spento, così sono sicura che non ci sono correnti di aria. Lo lasciamo lievitare per almeno 2 ore. E poi ci vediamo per il passaggio successivo. Eccoci, questo è l'impasto dopo anche più di 2 ore in realtà, forse anche 3 orette buone buone. Come vedete è ben lievitato ed è comunque un impasto, vedete, molto colloso. Adesso prendiamo una teglia, io ho una teglia comunque non tanto grande, per intenderci non è la teglia del forno che è molto grande, la focaccia comunque verrebbe bassa. Quindi ho una teglia, poi semmai dopo vi do anche la dose, cioè la dose, la misura, dopo magari prendo il metro. Ho messo della carta da forno, sotto ci ho messo un pochino di olio per farmela tenere ferma, altrimenti si muove tutta. Perché appunto dovremmo stenderla ovviamente a mano. Andiamo a mettere un po' d'olio sulla base, perché altrimenti si appiccica subito. Diciamo che con questa seconda parte serve un pochino di olio, quindi è comunque una bella focaccia abbastanza unta, diciamo così. Mettiamo un po' d'olio e rovesciamo il nostro impasto. Allora, io l'ho rovesciato, come vedete, vedete, è comunque appiccicoso. Ho messo sopra anche altro olio, altrimenti non riusciamo veramente a lavorarlo. Che vedete è proprio colloso e adesso lo diciamo rigiriamo un pochino su se stesso dandogli una sorta di diciamo di pieghe, lo facciamo così un paio di volte e poi piano piano andiamo a stenderlo sulla nostra teglia. Poi vedremo che farà un po' di resistenza l'impasto. Allora, se vedete che fa un po' di resistenza e non riuscite a stenderlo, aspettate qualche minuto che si rilassa di nuovo e poi lo andate a stendere. Allora, la mia teglia, se vi può interessare,
20, alta 26 per lunga 37, quindi è rettangolare. Ho, diciamo, steso l'impasto, come vedete, comunque una volta che lo lavorate, poi non è più, cioè sì, è appiccicoso ma non colloso come all'inizio, mettiamola così. Adesso lo lasciamo lievitare per almeno un'altra mezz'ora, ma io faccio anche un'ora perché comunque più lievita più digeribile è. E poi ci vediamo poi al passaggio finale prima di andare in forno. Allora, siamo pronti per andare in forno che io ho già acceso, intanto lo sto facendo scaldare, poi ovviamente l'avevo lasciata lievitare coperta sempre dal canovaccio, io ce n'ho uno che uso sempre, comunque al di là che sia pulito, ma lo uso sempre per i lievitati perché a volte lievitano talmente tanto che si appiccicano anche al canovaccio. Poi, come vedete, l'ho già anche, diciamo, come si può dire, ho già messo sopra dell'olio e ho già fatto i classici buchettini, come vedete bella lievitata, bella di nuovo, ha ripreso vigore. Se volete potete andare direttamente in forno adesso, così come la vedete, e quindi così semplicemente con l'olio, volendo si può fare anche la mistura con olio e acqua, no? Girate bene e la fate andare sopra. Io ora ho messo solo un pochino di olio per aiutarmi a, diciamo, distenderla e andrò a metterla in forno però anche con pomodorino, in questo caso è pomodorino Piccadilli, ho trovato questa frutta e verdura e qualche oliva, quindi andrò a metterla sopra. Questa è la mia, così l'ho farcita, ho fatto, diciamo, più di metà col pomodoro e un pezzettino con le olive e poi ho messo sopra l'origano. Adesso vado in forno a 180 gradi, per almeno circa una ventina di minuti, poi voi ovviamente fate attenzione con il vostro forno, quindi quando vedete che è bella cotta non fate altro che sfornarla, la lasciate raffreddare e poi ve la gustate. Ci vediamo a focaccia sfornata. Questo è il risultato finale, alla fine io l'ho cotta comunque più di 20 minuti, circa mezz'oretta, perché comunque a 180 gradi preferisco che non venga, diciamo, tanto bruciacchiata e come vedete è bella lievitata perché comunque è una focaccia, non è una pizza. Quindi potete tranquillamente, se l'avete fatta senza niente, usarla come focaccia, quindi aprirla e farcirla. Ma anche in questo caso qua si può comunque lo stesso, nella parte magari delle olive, aprire e farcire ugualmente. Viene buono anche così, anzi, se vogliamo, anche più sfiziosa. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Io come al solito vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!